psichiatrica ha portato sempre più al centro dell'attenzione e l'inclusione di coloro che sono affetti da malattie psichiche. Certamente, ha significato diritto di cittadinanza dei pazienti psichiatrici che diventavano persone come tutte le altre. Cosa si deve fare ancora e cosa è stato fatto già? È stato fatto molto, perché adesso i pazienti non vengono rinchiusi per non essere curati ma allontanati dalla società, questo è un dato ineludibile, ma si deve fare molto nell'inclusione nella società vera e propria e soprattutto tenere presente che noi non ci troviamo in un periodo di espansione economica e sociale, ma in un periodo di crisi economica e sociale, e questo aumenta la possibilità di casi psichiatrici e quindi aumenta la domanda di delegare al servizio psichiatrico la cura di persone che hanno perso il lavoro, che non hanno casa. In Italia ci sono stati 357 suicidi in un anno di imprenditori che hanno chiuso le loro fabbriche. Lei dirige al centro di un'unità operativa di Mercato San Severino, quale lavoro viene svolto ogni giorno? Viene svolto un lavoro ambulatoriale, domiciliare, abbiamo un reparto ospedaliero presso l'azienda ospedaliera che è presso l'ospedale Fucito e abbiamo un centro diurno dove i nostri pazienti imparano, lavoriamo sulle abilità dei pazienti, quindi a farli sentire uguali agli altri, anzi un po' speciali. Qual è l'impegno delle istituzioni verso questo tema? L'impegno è tanto, come ha sottolineato l'assessore Nino Savastano, come ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, ci sono a fianco in tutte le iniziative che noi proponiamo. L'obiettivo principale è quello di sollevare un tema, di sollevare una questione, di porre riflettori sul tema del disagio mentale, che è un disagio, come dire, spesso anche un po' di serie B, perché è molto difficile parlare di disagio mentale, è molto difficile parlare di pazzia. Su questo tema le persone, come dire, spesso storcono un po' il naso, anche perché è qualcosa di forse più vicino a noi di quanto si creda e mette, fa vedere delle cose che sono un po' complicate da gestire anche per chi purtroppo ha la sfortuna di vivere questo tipo di disagio in famiglia. Per cui l'idea del Rock and Fall è quello di sollevare questo tema per fare in modo anche di far conoscere alle persone che lo vivono nella quotidianità anche cosa c'è sul territorio che teoricamente potrebbe dare loro una mano.